ragazzi, io sono completamente disturbato. Mi sento davvero strano. Come se avessi assistito a un'ora e mezza di tipo messaggi subliminali. È bellissimo questo commento. Frastornato, una reazione incomprensibile, indescrivibile. Io ho detto, non ha visto Auschwitz, giusto? Quindi è stata una commedia, ma non è figo. Ok, Pap Music ha ufficialmente fatto un casino. Ciao ragazzi, sono Tremabel, un ragazzo che fa sketch comici sui social, e da poco ho cominciato questo format su YouTube in formato lungo, in cui parlo e racconto aneddoti e storie riguardo i più svariati argomenti di cultura pop. Ultimamente mi sono ritrovato in un incredibile, profondissimo calderone, un calderone che si chiama Pap Music. Qualche tempo fa il mio amico Fuochico mi ha chiamato tutto agitato dicendomi: no bro, sta per uscire questo cartone animato doppio da Jake La Furia e altra gente a caso, sembra The Sims, andiamo a vederlo e facciamoci un video. Ed io ovviamente ho accettato. Siamo andati al cinema al day one e in una notte la recensione era pronta. Ma non avevo idea di quello che sarebbe successo da lì in poi. Io sto proprio male. Sì. Perché non so descrivere. No, è inspiegabile. Cioè un attacco epilettico dopo l'altro. Ha una velocità di impulsi. Stiamo male. Dopo questo video il germe di Pap Music si espanse a macchia d'olio e tutti cominciarono a recensirlo, a parlarne, a cercare di indagare sui fondi pubblici con cui era stata finanziata la pellicola, a tentare di carpire i significati profondi celati dietro i video della regista Lei Chi È. Insomma, Pap Music stava diventando famoso, ma per i motivi sbagliati. Oppure giusti, decidete voi. In queste settimane tantissimi youtubers e content creators si sono interessati a questa vicenda oscura e scandalosa, e questa storia diventerà sempre più ricca di colpi di scena. Ma una delle figure più importanti nella lore di questo Pap Cinematic Universe è sicuramente Corvis Kiddo, una ragazza che ha realizzato numerosi video sulla questione e che ormai ne sta uscendo pazza. Per me tutto è cominciato un venerdì, un pazzo venerdì, in cui invece di farmi i cazzi miei mi sono messa a cercare materiale da recensire, come faccio ogni settimana. Avevo già sentito parlare di Pap Music, ma lo avevo un po' snobbato nelle settimane prima, dato che comunque ne stavano parlando tanti creator. Però mi son detta, boh, perché non dare il mio punto di vista sulla questione? Il problema poi è che io sono nata detective dentro, e quando comincio a interessarmi di una cosa non è che rimane un innocente interesse per me. No, devo lasciare proprio che la mia anima venga consumata. Poi vabbè, le indagini sulla questione Pap Music hanno il livello di difficoltà stile le formine della Chicco, perché se avessero davvero voluto nascondere qualcosa, beh, lo avrebbero fatto meglio, no? Credo. Tutto ciò che c'è oltre, davanti e dietro mi ha investita come un fulmine a ciel sereno. Mi è stato puntato addosso un occhio di bue all'improvviso. Sono finita su quotidiani online. Ci sono finita specialmente per la storia delle diffide, perché sì, sono tra i fortunati che hanno vinto le diffide da parte di Pap Music. Dei documenti che hanno la stessa validità degli atti di proprietà del Monopoli. Vabbè, mi sa che hanno rosicato un po'. Comunque, signor giudice, io sono innocente. Il film inizialmente non volevo nemmeno vederlo perché non c'era nei cinema vicino a casa mia. Però una certa mi sono detta, no dai, io non posso finire sottoterra senza aver fatto questa esperienza. E questa esperienza posso definirla come mistica. Solo chi l'ha visto può capire. Sono bellissime le recensioni, ho visto quasi tutte quelle dei colleghi che conosco. Le ho apprezzate un casino e devo dire che mi ritrovo nel dolore collettivo. Però davvero solo chi è uscito vivo dalla sala del cinema sa cosa vuol dire essere stato lì. Lo so. Ed essere sopravvissuto a quell'epilessia visiva. Le nostre recensioni da quel lato non possono rendere, perché è impossibile. È impossibile spiegarlo a parole, Pap Music. In un ufficio milanese c'è una persona con una parrucca verde che desidera che io mi fossi fatta i cazzi miei quel venerdì. Ma dall'altro io sono felice così. Ma sapete perché? Perché ho conosciuto un sacco di persone in gamba, tra cui anche Marra, con cui sono stata messa in contatto per la questione del Papgate. Insomma, un lavoro non da poco, che spero vada avanti con un capitolo 2. E mi piace come noi creator siamo finiti a formare un team stile Avengers, uniti per la giustizia. Quindi da quel lato io posso solo che dire, per fortuna che quel venerdì non mi sono fatta i cazzi miei. Ma tanto amici, la vicenda è tutt'altro che conclusa. Un bacione! Ma la questione non finisce qui, perché a causa di tutti gli scandali che il film ha generato, anche il mitico Mr. Marra ha parlato della questione, realizzando una vera e propria inchiesta sul suo canale che vi invito a recuperare integralmente. La cosa più interessante del caso Pap Music
è il fatto di non essersi minimamente nascosti nell'ombra. Non è una novità che casi come questi in Italia riflettano un sistema che è decisamente alla deriva. Ma la differenza con altri episodi che ho anche magari analizzato nel corso degli anni è proprio il fatto di essere così spudorati. Non so come potremmo definirla in gergo tecnico, la Icarus Move, Icarus Downfall, non lo so. Però sicuramente qui non c'è solo lo zampino del sospetto tentativo di approfittarsi di un sistema fallace, ma anche un ego gigantesco che ha messo in luce un problema sistemico più che episodico. Ed è una mossa, questa qui, una caratteristica di molti altri personaggi che ho analizzato nel corso degli anni nelle mie inchieste. È forse un tentativo, non lo so, di mettersi così tanto in mostra da non destare sospetti, un po' il mettere l'indizio davanti a tutti affinché non ci si concentri su quello. Non ne ho idea, sicuramente è una vicenda molto importante che spero possa sensibilizzare anche a tutto ciò che c'è di problematico nella gestione del tax credit, nella gestione dell'assegnazione di soldi pubblici, di rimborsi di ogni tipo, nella gestione della distribuzione in sala e tante altre problematiche che contribuiscono alla distruzione della settima arte nel nostro paese. Successivamente a tutti questi contributi, recensioni e gate, la produzione del film non è rimasta in silenzio e ha cominciato a scrivere commenti, mandare diffide e realizzare video. Ah, e ragazzi, per produzione del film mi riferisco alla regista, lei chi è? Anche perché non penso ci sia un'altra persona in grado di prendersi i meriti e il coraggio di questa cosa. Mi fa ridere che anche nelle interviste si prende tutti i meriti esistenti per ogni cosa: regia, produzione, animazione, doppiaggio. Ok, lei chi è? Abbiamo capito che il tuo lavoro è orribile, smettila di ostentarlo. E insomma, hanno iniziato a mandare diffide a caso, probabilmente la manderanno anche a me per quest'ultima battuta. Non si sa manco bene contro chi. Sotto al video della reaction di Dario Moccia 151G hanno fatto un casino. Ok ragazzi, sto chiamando 151G per chiedergli la sua esperienza. Vediamo se risponde, eh? La persona che ti risponde. Rimarremo col dubbio su cosa è successo a lui per l'eternità. Andiamo e continuo a montare il video. Ragazzi, Enrico 151G mi ha risposto. Ma io non ho idea di che cazzo stai parlando. Diffida? Quale diffida? No, nessuna diffida. A lui gli interessa. E adesso è stata addirittura aperta una raccolta firme per continuare a far trasmettere il film nelle sale. Hanno veramente fatto un form per questa cosa. Praticamente hanno preso dei commenti meme, che la gente diceva: no, è uscito dalle sale, lo voglio vedere, rimettetelo, facciamo una petizione. Loro hanno preso questi commenti troll e si sono convinti che la gente veramente volesse rivederlo e hanno aperto questa incredibile petizione che ovviamente ho firmato. E sapete perché? Perché il film ha incassato tipo 10.000 euro, una cosa del genere. Comunque un ottimo risultato per voi. Sul profilo Instagram appaiono tante risposte alle critiche dicendo che è tutto falso, ma senza veramente delle argomentazioni. Ma anche numerose risposte agli hater molto divertenti. E ci sono un paio di cose da sottolineare. Per esempio, in un reel che hanno caricato, loro si vantano di avere tantissimi commenti positivi sul loro film. Ed ecco qui il primo colpo di scena. Hanno preso il 100% di commenti ironici, tra l'altro censurati male, cioè non sono censurati, dal gate di Marra, dai video di Corvi Schiddo e anche dal mio video, perché si vede il mio cuoricino al commento. Posso dire, Liccardo Rosario impara. Bravissimi cazzo, veramente non avrei saputo difendermi meglio da tutte le accuse, grandi. Ed oltre ai vari youtubers che si sono interessati alla questione, come anche Ludotorn, un canale di doppiaggi, parodie e appunto recensioni. È come guardare una serie TV da 3 stagioni di 15 episodi l'uno della durata di 25 minuti compresso in 1 ora e mezza. Anche qualcun altro di leggermente più grosso si è interessato alla questione, ovvero Striscia la Notizia, esatto, facendo anche loro un'inchiesta e anziché minacciare di denunce e inviare diffide, questa volta lei chi è ha deciso di fare un post su Instagram in cui chiede diritto di replica. Oh, ma che strano, in questo caso non hanno usato le maniere forti, chissà come mai. E niente ragazzi, che vi devo dire, non che serva Striscia la Notizia a svelare gli scheletri nell'armadio di vestiti eleganti, però non di scheletri, capito, perché il film parla di moda, vabbè. Però fa molto ridere che durante le riprese dell'intervento di lei chi è a Striscia, perché sì, le hanno effettivamente dato diritto di replica, qualcuno ha filmato con un cellulare il tutto e lo ha postato su YouTube. Non so se si sono messi d'accordo con la produzione del programma
programma o altro, ma non so neanche se questa cosa sia legale effettivamente a livello di diritti, però boh. Mezzo che non capisci dove sei, per me è figo. Ognuno è contento, diciamo. Vabbè, quindi cioè, la prossima volta ti faccio un film dove ammazzo, no, sparo tutto il sangue. E su Instagram appare anche una meravigliosa immagine della regista con l'inviato di Striscia che tengono in mano un pap tapiro, come scritto sul foglio che tengono in mano. Nota a margine, a questa foto appare il like di Yotobi. Da quanto aspetto quel momento. Ragazzi, Pop Music ha fatto un casino e si potrebbe dire ancora molto altro. Tante azioni non troppo lecite, dietro alla produzione di un film a dir poco discutibile, tantissime risposte a caso da parte di chi ha lavorato al film, cioè lei chi è? Inchieste, parodie, recensioni che lo distruggono. Insomma, non so come continuerà questa storia. Non so se Mr. Marra farà un Pop Gate volume 2 e non so se Yotobi farà effettivamente un video su questo. Ma so per certo che noi ci vediamo fra un po'. Per cosa? Beh, per la seconda parte del film d'animazione peggiore mai creato, considerato che Pop Music 2 è già in lavorazione con diversi milioni di euro stanziati per la sua produzione. Ciao papizzati. Ma ti rendi conto che qua c'è sta la sede dei Pop Music?